Ciao bambini, benvenuti sul canale YouTube di Fantasmemorina Catena Rossa. Dove siamo? Siamo in Catena Rossa, qua sulla collina di Cagnaghe, alla Catena Rossa alla Porta delle Fate e all'agriturismo Catena Rossa della Marile Nonna. Sì, c'è anche la Marile Nonna. Allora, se volete seguirci, oggi ci sarà un'indicazione su quello che era la fiamma della buonanotte. Vi ricordate la questione del frassino celtico? No, non mi ricordo benissimissimo, cioè d'altra parte sono la fata smemorina, cioè quella con gli occhi sbirciolati, 437 anni, avete presente? Sì, sono proprio io. Non è che posso ricordarmi tutto tuttissimo. E allora è per questo che ho chiesto informazione alla Marile Nonna. Siete pronti a sapere che cosa succede? Perché c'è un qualcosa che riguarda, allora, la terra, cielo, frassino, non mi ricordo più, bambini. Marile Nonna? Sì? Marile Nonna, chiediamo a lei. Cosa c'è? Cosa vuoi sapere? Vuoi sapere qualcosa sul frassino? Sai che adesso è spoglio perché siamo proprio al 2 di febbraio e fa molto freddo ancora, però se noi osserviamo bene questo albero, questo qua, con questa corteccia grigia, è il frassino. E il frassino è un albero che diventa altissimo, va su là in alto e adesso sta iniziando a mettere i suoi, prima fa i fiorellini e poi inizia a mettere le foglie. Stavo guardando se trovavo qualche foglia da far vedere, anche se secca, del frassino. Vediamo se riesco a togliere questa. Ecco qua. Oh, guardate, naturalmente il frassino qui è in mezzo, è con tanti altri alberi, abbiamo degli arbusti, abbiamo anche una piccola quercia lì che sta crescendo. Allora, il frassino questo è il frassino maggiore ed è un albero importantissimo, era molto importante nell'antichità per i Celti, che erano delle persone, erano dei popoli diciamo antichi che avevano la foresta incantata, la foresta sacra fatta proprio dagli alberi di frassino, perché il frassino per loro, che è un albero così alto, era la congiunzione tra il cielo e la terra, perché questo prendeva tutta l'armonia del creato, del cielo eccetera, e la trasportavano gli uomini sulla terra. Poi ha delle radici profonde che si trattengono bene dentro nel terreno, per cui era un albero che rappresentava la solidità, la possibilità di guardarsi dentro, ma anche di essere molto nella realtà, cioè di vedere le cose importanti anche reali fuori, non solo spirituali. E il cielo a cosa serve? Il cielo a che cosa serve il cielo? Fatta smemorina, il cielo serve per darci la possibilità di accedere ai pensieri più fini, diciamo, della nostra parte spirituale, ma sono fini cose perché sono sottili, sarebbe per quello. Questo è una punta del frassino che era caduta ancora quando c'erano le foglie, quest'autunno. Adesso le foglie sono secche perché ogni foglia è formata da tante foglioline, queste sono secche. Però è importante per riconoscere il frassino maggiore, che è questo il più importante, dall'orniello, che è il frassino minore. E il frassino maggiore porta all'apice, sui suoi rametti, porta delle gemme che sono di colore nero, mentre l'orniello, che è un altro albero spontaneo qui a Catena Rossa, ha queste gemme che sono piuttosto sul grigio. Questo per distinguerli quando sono giovani. Allora, Marile Nonna, spieghiamo ai bambini come fanno a riscoprire qual è il frassino quando si trovano insieme agli altri. Abbiamo detto che il frassino maggiore è quello, sì, che cresce, ha le gemme, che sono le gemme quando spuntano prima di fare le foglie. Queste gemme sono nere. Però le foglie non sono marroni, vero? Le foglie sono verdi, ah, okay, quando l'albero è vivo e poi dalla primavera in poi, fino all'autunno. L'autunno, siccome le foglie poi le perde, l'albero in autunno seccano e, okay, cadono. Allora,
Frassino velocemente per scoprire come si riconosce il colore della sua corteccia. È colore grigio, è ben cilindrica ed è un albero molto molto alto. Ha un legno pregiato che lo... Pensa un tempo quando non c'era la plastica e tutti gli altri composti usavano il legno di frassino per fare gli sci. Gli sci perché è molto malleabile, ma però è duro, è tenace e quindi non si spezzava facilmente. Quindi l'albero di frassino è importante anche per i mobili, ma poi sai una cosa? Si possono fare degli infusi anche con le sue foglie. Per chi ha problemi un po' diciamo a fare di la gotta, pipì. Anche per fare la pipì proprio. E oltretutto un tempo si raccoglievano le foglie del frassino maggiore e si davano da mangiare anche ai daini, ad esempio. Allora il nostro piccolo, il nostro anche piccolo. Lui mangerai. Allora bambini, avete capito bene? Noi ci vediamo qua sul canale YouTube Fata Smemorina Catena Rossa con la Marimelle Nonna per il prossimo albero. Ciao! Okay. Ciao bambini!